Siamo Flavio Fusipeci e a nome della Rete Unirsi dirò alcune frasi introduttive. Mi dispiace per il fatto che la sala è così piena da un certo punto di vista che le persone stanno in piedi, dall'altra parte sono solo contento perché evidentemente tante persone vuol dire grande interesse. Abbiamo preparato anche fuori in qualche maniera e lasciatemi iniziare in una maniera molto semplice. Devo dire, noi quando abbiamo fatto l'invito al professor Prodi, ha detto che veniva, siamo rimasti increduli. Sinceramente, devo dire, siamo da una parte onorati e dall'altra addirittura emozionati, perché sinceramente non ci aspettavamo che avremmo avuto questo regalo, ed è veramente un regalo. Io uh, dico semplicemente poche frasi: incomincio ringraziando tutti voi e ringraziando i tanti che hanno detto che volevano venire e non sono potuti venire, autorità ma anche. Singoli cittadini, per noi di unirsi la parola cittadini è altrettanto nobile e di grande autorità, devo dire. Può sembrare una battuta un po' retorica, ma è la verità. Eh, così come ringrazio gli ospiti che sono venuti e dico. Poche parole per cercare di dire che cos'è la rete unisci. Tanti hanno chiesto, ma come? Il Presidente Prodi vede la rete unisci? Ma chi cavolo siete voi della rete unisci? È chiaro che è una domanda che richiede una risposta. La rete unisci è, formata da, è stata formata diciamo, all'inizio dei primordi nel 2003, poi nel 2005 eh, si è andata aggregando continuamente altre associazioni, siamo una di associazioni le più finite oggi. Di estrazione la più varia nel contesto ampio del centro-sinistra, diciamo, e abbiamo un, come ragione sociale la parola unirsi, che in qualche maniera spiega tutto. Se io mi potessi permettere una banalità, la parola unirsi va esattamente a contrastare la parola dividersi che già non è un bel modo di spiegare cos'è una cosa dicendo il contrario, però insomma fa capire qual è lo scopo. Unirsi vuole semplicemente offrire una palestra di discussione, di dialogo, cercare di confrontarsi sui problemi. Noi vorremmo avere l'opportunità, sia sui problemi della città, sia su quelli più ampi della nazione, ma sia anche su quelli di più grande respiro, confrontarsi, discutere, imparare, cercando di avere l'umiltà di ascoltare e allo stesso tempo la voglia di costruire qualcosa insieme. Allora questo costruire qualche cosa insieme porta una volta che si è costruito ad avere un qualcosa che si può chiamare unione, non voglio entrare in troppi dettagli ma voi capite che questa sera la parola unione, del motivo per cui abbiamo chiamato il professor Prodi, è quello di dire unione europea in questo caso, si potrebbe parlare anche di altre cose ma non vogliamo entrare nei dettagli questa sera. Allora la parola unione noi la vediamo come un qualcosa di ambizioso lasciatemi dire, un qualcosa di difficile da ottenere ma allo stesso tempo qualcosa per cui vale la pena di combattere, di avere degli ideali e di essere uniti e lavorare insieme. Allora in questo contesto unirsi è uno slogan ma è anche un invito a tutti noi ad unirsi a risolvere dei problemi, ad affrontarli che è esattamente quello che viene fatto nella comunità europea. Detto questo devo dire che il motivo per cui siamo questa sera è quello di presentare questo libro, che è, devo dire, dal mio punto di vista, ma non lo dico per, per fare quella che si dice una svionatura, veramente entusiasmante, entusiasmante in questo senso, perché si vede trasparire da, dal libro la capacità di una persona di guardare lontano. Noi abbiamo questo grande problema, tutti noi, per tanti motivi, e la faccio breve, siamo costretti a guardare noi stessi, dico a volte quasi a guardare il nostro ombelico, perché i problemi si accavallano. Tuttavia, quando noi abbiamo qualcuno che ci consente di guardare lontano, ci dà una strategia, è un faro verso cui andare. Credo che questo sia un aspetto importante. E del libro ci sono tante cose interessanti, ma ne cito eh, sostanzialmente due che mi hanno colpito in particolare. Magari stasera, se il professore ci può spiegare più in dettaglio, c'è una parte che mi ha incuriosito ed è. Il discorso della trattativa con la Turchia, l'apertura di questo discorso è questo fatto della necessità di considerare le frontiere non come qualcosa che divide e separa, ma qualcosa che unisce e che cuce e che ba si basa sull'umiltà di andare oltre la tolleranza, conoscersi per essere complementari e stare insieme. E l'altro, altrettanto per me, il meno interessante, è questo discorso che compare a un certo punto nel libro, di andare oltre l'Europa verso il Mediterraneo, di fare questo Mediterraneo una specie di lago nostro. Allora, a questo proposito, veramente finisco, ma dico una cosa personale: io faccio di mestiere l'astronomo, dice, vabbè, a noi cosa ci interessa? Mi incuriosisce il fatto che, se, noi, eh, se ricordiamo, il primo fenomeno di globalizzazione è stato quando tutti i popoli nel Mediterraneo guardavano lo stesso cielo, le stesse stelle. Quindi, in qualche modo, c'è anche chi dice che i geroglifici erano la traduzione nella scrittura di simboli comuni che tutti vedevano e unificavano l'insieme dei popoli prima nel territorio egiziano e poi sul, sul, sull'intero Mediterraneo. Credo che questo aspetto di avere un sistema di riferimento comune rispetto al quale troviamo la voglia e la capacità di unirci e di parlare sia un aspetto veramente fondamentale ed è uno dei grandi insegnamenti che viene dai grandi padri dell'Europa, ma non la faccio più lunga e finisco dicendo che cosa? Lasciatemi dire due cose. Una... Vorrei ringraziare chi ci ospita, il magnifico rettore che è stato veramente gentile, ci ha consentito di avere questa sala che è un ambiente a questo punto ristretto diciamo per il pubblico che è venuto ma di grande prestigio perché è veramente una sede splendida dell'università e quindi lo ringrazio nuovamente per la cortesia. Lasciatemi anche ringraziare Anna Alberigo che ha organizzato questa cosa in una maniera splendida. E infine, rapidamente poi prometto di stare buono e zitto anche se tendo ad essere molto chiacchierone vi presento i nostri ospiti che condurranno la serata e che parleranno con il professore anche perché io sinceramente non me ne intendo abbastanza neanche a livello di fare delle domande praticamente ma comunque vediamo qualche cosa magari allora abbiamo l'onorevole Sandro Gozzi che in questo momento è deputato al Parlamento per il Partito Democratico ed è capogruppo, se ho ben capito, alla Commissione che si occupa delle politiche europee. Quindi ha diciamo, le mani in pasta veramente oggi e le avrà anche in futuro. Non sto a dettagliare il suo curriculum perché è spettacolare, perché io ho guardato, mi sono infatti, dico: mamma mia, è stato da tutte le parti, il professore a contratto, una sacca di qualità, veramente complimenti, devo dire. Poi abbiamo eh, Pier Virgilio D'Astoli, il dottor D'Astoli è uno di quelli che l'Europa l'ha costruita giorno per giorno e la costruisce giorno per giorno. Anche in questo caso sono rimasto realmente colpito dal fatto che ha iniziato a lavorare seriamente per l'Europa già con Altiero Spinelli, se ho letto bene, e poi addirittura con Giscard d'Estaing, con Soares. Quindi una tradizione continua che continua tutt'oggi. Quindi abbiamo veramente delle persone che sono in grado di parlare, sapendo quello che dicono e conoscendo in dettaglio i problemi. Infine, devo dire, ho anche guardato, non voglio fare troppo lo spiritoso, ma un pochino appena appena sì, il curriculum del professor Prodi. Mi sono detto, chi è questo signore che viene? Ho trovato solo che è appassionato di ciclismo e che va molto bene in bicicletta. E devo dire, andava molto, mi sta dicendo, Vabbè, a parte l'amenità. Però, voglio dire, veramente, credo che sia un onore per noi talmente grande. Che vi chiederei di finire questo mio discorso facendo finta di essere Vasco Rossi e vi chiedo una standing ovation per quello che il professor Prodi ha fatto per noi in questi anni e quello che farà. E adesso passo la parola all'onorevole Gosi che introduce. Sì, grazie, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. L'idea è di avere un, un, dibattito, un dibattito veloce, con scambi e provocazioni anche si su. Sente. Non si sente? No, eh, l'idea è di avere un dibattito rapido, veloce, su alcune provocazioni e su un tema che eh, è oggi veramente purtroppo dico sulle prime pagine dei giornali perché è inevitabile un dibattito come quello di stasera a partire dalla questione, dalla questione irlandese e eh, io vorrei appunto sollevare alcuni punti che sono anche degli interrogativi e sono punti problematici per introdurre il dibattito eh, di questa sera partendo appunto dal, dal no irlandese perché? perché è evidente che l'Europa non sembra venirne fuori cioè, l'Europa delle istituzioni, l'Europa che eh, attacchi il problema, i, pro, i suoi problemi fondamentali dal punto di vista istituzionale, riceve dei no, non sembra uscirne. Allora la prima questione che, che dobbiamo, dobbiamo porci è se eh, l'approccio istituzionale sia quello giusto oppure se non si debba partire dalle politiche. Ma questo è collegato a un'altra questione: esistono delle buone politiche? senza avere delle istituzioni efficaci. E ritorniamo quindi al punto, al punto di partenza. Il problema oggi è che l'Europa è un progetto che appare incomprensibile. Si vota no all'Europa spesso perché chi è chiamato a votare non capisce su che cosa debba votare. L'Europa è percepita solo come un mercato, è percepita solo come una moneta non è percepita come protezione dal, dal, dagli effetti negativi della globalizzazione, è percepita come a volte complice di questi effetti negativi agli occhi, agli occhi dei cittadini. E il punto è anche che eh, l'Europa non può essere fatta solo per gli europeisti, la costruzione europea deve essere fatta per tutti, anche coloro che europeisti non sono e anche per coloro che non sono convinti della eh, necessità. Del processo, del processo di, di integrazione. Quindi eh, bisogna chiedersi se oggi eh, non dobbiamo invertire la rotta o comunque non dobbiamo vedere quali sono i nodi che ci impediscono di avanzare. Anche perché non viviamo in un periodo di ottimismo, viviamo in un periodo di insicurezza, di ansia, e l'ansia rinvia alla chiusura, a, a ripiegare su se stessi e non all'apertura. E quindi, certamente quando ci si chiude, ci si chiude anche rispetto all'integrazione europea. Ecco, ci sono delle questioni che sono apparse anche nel dibattito irlandese, anche sono apparse di più nel dibattito francese-olandese, cioè in quei due referendum che su un altro trattato, sul trattato costituzionale, hanno detto no all'Europa. Cioè l'Europa oggi è vissuta più come vincolo o virtù finanziaria che come progetto che mobilita i popoli. E questo è molto grave perché basta allontanarsi dall'Europa e, e, e certamente il nostro futuro, sia politico che economico, sarebbe molto più buio. Per oggi la percezione dell'Europa non è di un grande progetto che mobilita i popoli europei, è quello spesso di un vincolo. E quindi ci sono anche delle forti tentazioni di dare soluzioni semplici o o semplicistica la questione europea. L'Europa è utilizzato, e ne vediamo le conseguenze anche da ultimo con il referendum irlandese come un utile capro espiatorio. Cioè è utilizzata spesso o eh, per nascondere le incapacità delle politiche nazionali di offrire certe soluzioni oppure per giustificare delle misure che sono certamente necessarie ma sono impopolari e quindi vengono presentate come imposte da Bruxelles. Bruxelles mi ha obbligato a, l'Europa mi ha imposto di. Ora, questo secondo me è il primo punto eh, su cui dobbiamo, dobbiamo riflettere. Progetto, per, progetto non solo per gli europeisti ma per gli europei, progetto che non mobilita, non scaldi i cuori oggi e, eh, e eh, utile, spesso utile, utile capro espiatorio. E, eh, il secondo punto è chiederci se la debolezza oggi dell'Europa non sia poi stata in passato la sua forza, cioè l'Europa è una grande rivoluzione, eh, è una grande rivoluz probabilmente l'unica grande rivoluzione che abbiamo conosciuto vera, positiva eh, dal secondo dopoguerra in poi, eh, però eh, è una rivoluzione che non si fa con... Eh, con i moti di piazza, è una rivoluzione che si fa a colpi di carta, di procedure a volte burocratiche e di trattati. Ecco, e come Delordi diceva negli anni Ottanta, è difficile innamorarsi di un mercato unico, e oggi forse, dico io, è difficile innamorarsi di un trattato. E quindi dobbiamo vedere come rimobilitare, come rifare innamorare gli europei dell'Europa. Il terzo punto, e poi eh, mi fermo perché l'idea è di fare, è di fare più, più giri, è quella della democrazia europea, che a mio parere è una democrazia limitata ed è una democrazia incompiuta. E questa limitatezza e questa incompiutezza della democrazia europea è utilizzata da coloro che non vogliono che l'Europa avanzi proprio per strappare delle vittorie del no come è successo nel caso irlandese da ultimo. Perché dico che è una democrazia limitata? Perché è bloccata dai veti nazionali, perché ancora basta il veto di un paese per bloccare un progetto di 27 paesi, perché non vota maggioranza sui nodi essenziali e oggi i nodi essenziali sono con evidenza i nodi costituzionali di fondo e perché il voto popolare non è l'unico fondamento della sua attività. Legislativa. Io credo che il vero punto di non ritorno per l'Europa non sarà quello monetario, non sarà quello economico, sarà quello politico. Cioè sarà il momento in cui la lotta politica diventerà una lotta politica europea. Oggi, invece, ed è l'altro nodo che a mio parere dobbiamo affrontare per capire le ragioni del no irlandese, è la, eh, la mancanza di. Eh, da una parte abbiamo una competizione partitica e politica strettamente nazionale che usa dei parametri in un linguaggio strettamente nazionali e dall'altra abbiamo dei problemi che sono, la cui dimensione è europea se non globale io credo che in questo diciamo, eh, eh, distacco tra una competizione politica che ragiona ancora e si propone e quindi informa e fa proposte politiche ai cittadini solo su scala nazionale e dall'altra parte dei problemi che la politica nazionale non sa risolvere perché hanno una dimensione molto più ampia, stia uno dei problemi fondamentali, che non è che è quello della democrazia incompiuta, ed è quello del mancato passaggio in Europa da una democrazia formale a una democrazia reale, da una democrazia enunciata a una democrazia veramente vissuta, partecipata e aperta. E per questo, a mio parere, occorre, occorrono tre punti sui quali eh, concludo. Il primo, vedere come superare la questione del veto nazionale tra governi e tra popoli. Non credo che sia democratico oggi che 862.415 irlandesi che hanno votato no possano bloccare mezzo milione, mezzo miliardo di europei che vogliono andare avanti. Il secondo e soprattutto, non solo mezzo miliardo di europei che possono andare avanti, ma bloccare l'evoluzione di un'Unione alle cui porte bussano altri milioni di ucraini, di popoli balcanici con i quali i popoli del Mediterraneo vogliono avere dei rapporti sempre più stretti. Secondo punto è se il Parlamento europeo non deve passare da una democrazia. Eh, annunciata e enunciata una democrazia praticata, cioè se i gruppi politici, i partiti politici del Parlamento europeo non devono cominciare a fare alleanze politiche, non solo gestioni di potere o gestioni istituzionali. Quindi utilizzare il Parlamento europeo pienamente per quello che dovrebbe essere, cioè un'istruzione democratica. E il terzo, la questione di Commissione e Consiglio. Io credo che sia venuto il punto di utilizzare le elezioni europee per scegliere il Presidente della Commissione. cioè perché solo così le, i cittadini si potrebbero veramente mobilitare al momento del voto e certamente è, sarebbe pienamente possibile, sì dal prossimo anno, utilizzare questo meccanismo. L'ultimo punto è il Consiglio dei Ministri, questo grande sconosciuto. Io, I cittadini non sanno cosa faccia questo diavolo di Consiglio dei Ministri, non, sa, non conoscono l'ordine del giorno. Non conoscono l'agenda del Consiglio dei Ministri, ecco e, e a questo punto è difficile veramente eh, mobilitarsi. Quindi, io credo che siano, innanzitutto, poi ce ne sono altri nodi di politica e sociale, su cui magari possiamo tornare nel secondo giro. Ma io credo che questi siano alcuni dei punti politici e istituzionali di fondo su cui la Commissione europea, per passare la palla a Virgilio D'Astoli, oggi mi sembra quantomeno timida. Se eh, eh, di fronte alla, eh, alla, al rialto dei prezzi, delle, eh, dei prezzi energetici la Commissione europea è solo capace di dire ai pescatori inferociti, e guarda caso ce ne sono molti in Irlanda, ma eh, eh, quello che dobbiamo pensare è a una strategia per entrare nell'economia del post petrolio, e se questo poi lo diciamo l'11 giugno, il 12 giugno gli irlandesi votano, è un po' difficile che sostengano l'Europa. Ecco, qual qualche provocazione, Virgilio. Ma grazie, cercherò di, di rispondere nella maniera meno timida possibile, diciamo. però siccome l'occasione è anche quella di eh, sollecitare i nostri interlocutori a non ma approfondire il libro che abbiamo di fronte. Io dico che vale la pena, io dico che vale la pena. <ride> Ripercorre i cinque anni che Romano Prodi ha passato a Bruxelles e che ha scritto in questo libro per vedere il percorso che è stato fatto e quanto è possibile presidendo una Commissione, che pure è una Commissione che ha tanti vincoli, perché la Commissione europea ha tante forse responsabilità negative, però lavora eh, diciamo così, eh, eh, molto eh, frenata in qualche modo dai governi nazionali, quello che è stato possibile fare dal 1999 al 2004. Eh, nel 99 noi eravamo eh, 15 Paesi, oggi siamo 27, eh, siamo 15 Paesi ad avere la moneta unica. Abbiamo realizzato tante cose in questi, in questi 5 anni. E quindi, quando si arriva a presiedere la Commissione, eh, inserendo nella Commissione una sorta di cultura di governo, probabilmente qualche passo in avanti si riesce a fare. Del resto, poiché tu parlavi dell'energia, eh, se noi andiamo a rivedere le carte della Commissione europea. Ogni, ogni anno la Commissione europea produce un rapporto sull'attività dell della Commissione dell'Unione per l'anno precedente. Andiamo a vedere che tutta una serie di proposte che sono state fatte in questi mesi in materia di energia e di ambiente nascono in qualche modo. Prodi mi smentirà eh, eventualmente, ma non credo, per, nel periodo della Commissione, della commissione Prodi dal 1999 al, al 2004. Allora eh, noi ci troviamo in questa situazione. Effettivamente, come hai detto tu, la democrazia europea è una democrazia largamente incompiuta. È incompiuta intanto perché noi siamo abituati, nel bene o nel male, che nei nostri paesi, quando noi andiamo a votare alle elezioni, noi attraverso il nostro voto determiniamo la formazione del governo del paese. E questo in qualche modo eh, nelle democrazie che funzionano in maniera fisiologica e non patologica è anche la ragione per cui i partiti si confrontano durante le elezioni talvolta confrontandosi sui programmi e poi alla fine vince il partito o la coalizione di partiti che in qualche modo eh, suscita il maggior consenso da parte dell'opinione pubblica. E l'opinione pubblica si interessa effettivamente del dibattito elettorale perché è un confronto attraverso il quale poi i partiti conquistano il potere. Questo a livello europeo non avviene. Non avviene perché dal 1979 ad oggi in nessuna elezione europea si è parlato di Europa. Sfido chiunque a dirmi in quale paese dell'Unione Europea oggi e della comunità prima dal 1979 ad oggi si è parlato di Europa nella campagna elettorale europea e questo naturalmente non è un modo di sollecitare i cittadini ad andare a votare per le elezioni europee. Dalle elezioni europee non nasce un governo dell'Europa perché la Commissione europea anche se con grandi sforzi si può gestire la Commissione europea con cultura di governo, non è certamente il governo dell'Europa. E quindi noi, passatemi l'espressione, noi viviamo oggi in un'unione un nella quale abbiamo di fronte 26 governi tecnicamente irresponsabili. Tecnicamente irresponsabili nel senso che non c'è nessun governo che si assume di fronte ai cittadini la responsabilità nel modo in cui l'Europa deve essere governata. E allora questo è un problema effettivamente, un problema che deve essere risolto, come dici tu perché la democrazia europea deve andare verso una democrazia più compiuta e compiuta non lo è perché manca quello che è al cuore della democrazia rappresentativa, cioè laddove i cittadini con il loro voto determinano la formazione del governo del Paese. Allora non basta rafforzare i poteri del Parlamento europeo, ma bisogna fare in modo che attraverso le elezioni i cittadini appunto scelgano chi deve governare l'Europa e ne basta, io credo quello che c'è scritto nel Trattato di Lisbona, quando nel Trattato di Lisbona si dice che eh, il presidente della Commissione europea deve essere nominato tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. È un approccio molto timido e molto modesto per avere una democrazia compiuta. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che noi abbiamo tutta una serie di temi, e del resto lo dicevi anche tu, per i quali eh, l'Unione Europea avanza esclusivamente se tutti i governi nazionali sono d'accordo. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di, eh, di, di, eh, di sfide che possono essere affrontate in maniera adeguata e risolta soltanto se i 27 governi sono d'accordo, perché noi abbiamo il vincolo dell'unanimità. E questo è anche un'altra delle questioni che mette del piombo nelle ali della Commissione, perché la Commissione europea è anche in grado talvolta, e come spesso succede, di fare delle proposte ambiziose. Se però poi queste proposte non ricevono l'accordo dei 27 governi, noi praticamente andiamo avanti in una velocità che non è adeguata a quello di cui l'Unione ha bisogno. Vi faccio soltanto un esempio, che è quello del bilancio. In materia di bilancio la Commissione Prodi nel 2003-2004 ha fatto delle proposte non dico rivoluzionarie ma insomma delle proposte che tenevano conto della necessità di rafforzare le politiche dell'Unione, mi pare che propose l'1,21% del prodotto interno lordo, non è che sia una cifra diciamo così enorme ma insomma era certamente più ambizioso, di quello di cui la comunità, l'Unione disponeva prima, i governi sotto la presidenza di Tony Blair, qui in alcune pagine Romano Prodi ci ricorda i suoi rapporti con, la, con il Regno Unito insulare e con Tony Blair. Tony Blair, non so se vi ricordate, eh, il discorso che fece Tony Blair al Parlamento europeo nel luglio del 2005, fu accolto. Dalla stampa europea e anche nazionale con grande entusiasmo. Chi in quei giorni osava essere anti Blair era considerato come un imbecille, diciamo. Ma dice, non avete capito che eh? era, cioè, ne abbiamo uno di imbecille, diciamo così, alla mia destra, era uno dei pochi che che eh, ti guardavano stupiti, ma cioè, come tu non hai capito che è arrivato finalmente il salvatore dell'Europa, avete letto il discorso di Blair al Parlamento europeo, le cose ambiziose che ci ha detto e quello che sarà realizzato da qui alla fine del semestre, eh, andatevelo a reggere il discorso di Blair del 7 luglio del, del, del 2005, poi alla fine del semestre eh, Blair ha negoziato il bilancio, il bilancio è stato considerevolmente ridotto. Eh, dall'1,21% all'1,45% e una delle cose che è stata ridotta di meno quando Blair aveva detto per avere un bilancio adeguato bisogna ridurre la politica agricola, una che, delle cose che è stata ridotta di meno è stata proprio la spesa, le, la spesa agricola e quindi noi ci siamo ritrovati con un bilancio che è assolutamente inadeguato e, e questa è una cosa su, sulla quale varrebbe la pena di fare una riflessione perché il bilancio come voi sapete si decide all'unanimità. La seconda cosa sulla quale volevo attirare la vostra attenzione, perché se ne parla tanto in questi giorni, cioè si dice che in fondo le opinioni pubbliche, poi voglio dire un'ultima battuta, le opinioni pubbliche sono contrarie all'Europa perché noi ormai viviamo in questo mare magnum dell'Unione Europea di 27 Paesi. Ma voi vi rendete conto di quale costo noi pagheremmo oggi se l'Unione Europea avesse, avesse chiuso le sue porte e le sue frontiere ai paesi che sono entrati il primo maggio del 2004 e il primo gennaio del 2007? Noi pagheremmo dei costi enormi come paesi europei se noi avessimo lasciato al di fuori dell'Unione Europea questi paesi. Ma voi immaginate un'Unione Europea senza l'Europa centrale e orientale? Io credo che i governi si sono assunti una ben grave responsabilità quando parlando dell'Europa... Che giustamente Prodi dice non dobbiamo utilizzare né il termine allargamento né il termine unificazione, di questa Europa che si è unificata, di questo continente che ha raccolto nel suo seno questi paesi che erano stati lontani da noi per tanti anni perché non erano democratici. Io credo che questa è stata una delle cose più grandi che sia stata fatta dall'Unione Europea di aprirsi nei confronti di questi paesi e credo che bene fa l'Europa ad aprirsi anche agli altri, cioè, per esempio, ai Balcani. Ora invece i governi quando ci hanno parlato dell'allargamento, dell'allargamento con un termine sbagliato, dell'unificazione, ci hanno sempre detto che questo era un problema, non ci hanno detto i vantaggi che noi abbiamo tratto dal fatto di essere oggi un'unione di 480 milioni di abitanti, di 27 paesi, di 23 lingue. E questo è un, è un aspetto negativo, una responsabilità negativa dei governi che non hanno fatto pedagogia da questo punto di vista nei confronti dell'opinione pubblica. C'è un terzo aspetto che mi preoccupa di più e che è quello che è collegato anche in parte all'immigrazione. Noi oggi rischiamo in Europa e non soltanto in Italia di vedere prevalere gravi forme di populismo. Il populismo per crescere ha bisogno di sviluppare le paure, cioè di, di eh, esacerbare le paure delle opinioni pubbliche e il populismo si nutre delle paure. Il problema, la questione dell'immigrazione dell è il classico esempio in cui il populismo si nutre delle paure che noi abbiamo provocato nelle opinioni pubbliche. Allora l'unico modo di sconfiggere il populismo, e poi il populismo in che cosa si trasforma? Si trasforma nella scelta di quelli che dicono che bisogna tornare indietro, cioè che bisogna tornare indietro agli Stati nazionali, che bisogna chiedere un'altra Europa, un'Europa diversa, ma un'Europa diversa nell'opinione di quelli che dicono che vogliono un'Europa diversa è un'Europa che deve ritornare alle apparenti sovranità nazionali. Allora questa non è la soluzione. Perché la soluzione di questi problemi o di queste questioni, come per esempio quella dell'immigrazione, può essere data soltanto da un'Europa che sia più forte e che sia governata, che governi l'immigrazione. Vi faccio una provocazione, così come noi al mercato unico abbiamo risposto con la moneta unica, forse allo spazio unico senza frontiere, dovremmo rispondere con una politica unica dell'immigrazione. Ed è soltanto in questo modo che noi forse riusciremo a far fronte a queste, a queste tematiche. Perché altrimenti noi continueremo a vivere in un'Europa debole e l'Europa debole avrà queste reazioni da parte dell'opinione pubblica come gli irlandesi, cioè di persone che vogliono più Europa, ma questa più Europa non gli viene data e quindi i problemi che noi viviamo tutti i giorni non vengono risolti. E allora ispiriamoci in qualche modo a, questo, a quello che è stato fatto dalla Commissione europea dal 1994 al 2004 e che in buona parte, per spendere anche una parola a favore della Commissione per la quale lavoro oggi, è stato ripreso con intelligenza dalla commissione Barroso in modo tale che sapremo la direzione nella quale deve andare l'Unione Europea grazie ho notato un bel po' di provocazioni di fatti interessanti di problemi sollevati a cui vi ho a rispondere lo faccio molto volentieri perché stasera ci troviamo in un momento di particolare interesse. Quando mi avete invitato a parlare dell'Europa non c'era nessuna idea che il referendum irlandese sarebbe finito così. Io pensavo di fare una serata in cui si parlava della progressiva ratifica, di un cammino lento ma tranquillo. In un mese, un mese e mezzo, Uh, si è rovesciato tutto e uh, stasera quindi io credo che noi dobbiamo uh, pensare al futuro a cosa succederà quindi mm, ringrazio chi ha richiamato quello che c'è scritto nel libro però uh, credo che noi siamo obbligati a fare un discorso sul futuro a guardare come eh, ci diceva il nostro astronomo a guardare lontano anzi lo ringrazio di avermi eh, dato atto che guardo lontano ma a volte guardando lontano si inciampa poi nel vicino no? quindi eh, cioè, bisogna guardare un po' lontano ma avere possibilmente le lenti, le lenti progressive ecco, le lontano. lenti progressive con questo si ha un buon compromesso e, eh, il referendum questo referendum è una cosa che ci mette di fronte ha dei problemi estremamente nuovi, estremamente gravi, cioè eh, quando è stato respinto la riforma costituzionale da Francia e Olanda è stato uno shock molto forte, poi si è lavorato e si è trovato un compromesso a ribasso, come sono tutti i compromessi, però un compromesso serio. E beh, se vi è imbocciato anche questo, il discorso, il discorso diventa diventa completamente diverso, cioè dobbiamo veramente ripensare, ripensare al futuro, perché questo trattato è un buon trattato. Io uh, lo volevo ben diverso, la proposta che avevamo fatto e che si legge nel libro sul, progetto, sul cosiddetto progetto Perello era appunto visionario, era un salto in avanti, era veramente costruire un'Europa che potesse diventare protagonista nel mondo di cui abbiamo tutti bisogno. E il, Mondo ha bisogno dell'Europa, perché questo non è retorica. Voi sapeste girando per il Medio Oriente, vedendo quanti chiedono: ma fate qualcosa, mettete la vostra esperienza, il lavoro che avete fatto nel mettervi assieme, mettetecelo per mettere assieme noi, per darci una mano in questo mondo che è globalizzato e frammentato nello stesso tempo. Quindi il desiderio e il bisogno di Europa è veramente uno uno dei richiami della storia di oggi e questo trattato è lento ma andava nella direzione giusta. Anche questo è stato bocciato. E qui veramente torniamo a, ad analizzare alcuni aspetti perché cosa è successo. E qui eh, una delle obiezioni che avete fatto, vista è, è la lontananza dai cittadini. Ma che cavolo vuol dire la lontananza dai cittadini quando Blair non ha voluto e ho litigato con questo in un modo feroce che si mettesse nel trattato, nella bandiera, nell'inno. Ma se c'è qualcosa che i cittadini capiscono è la bandiera e l'inno. Cioè le 12 stelle non, non si potevano mettere, perché? Perché sono vicine ai cittadini, non perché sono lontane. Quindi non è un problema l'Europa lontana dai cittadini, è che in questo momento, in questa fase storica finita, la paura della tragedia della guerra, la gente non guarda più lontano ma guarda soltanto all'interesse elettorale che è sempre più a breve. Questo è il vero dramma della politica europea. Si accorcia sempre di più l'orizzonte e quando si accorcia l'orizzonte non si possono più fare i grandi disegni, non si può avere una leadership mondiale, si può essere solo dei servi. Ci può essere solo della gente che più o meno ondeggia, perché non si riescono a fare le scelte. Questo è il momento drammatico. Il referendum irlandese ci dice, signori miei, voi siete davanti a un bivio della storia. E perché non funziona più? È finita la generazione di Mitterrand e Cole. No, me ne sono accorto io quando sono andato a presidere la commissione, no? eh, che non avevo più un tandem di governo che aveva il timone che, che, mi, che aiutava e quindi bisognava passare a una continua mediazione quotidiana eh, con difficoltà in cui, in cui bisognava eh, ogni giorno navigare a vista e siamo riusciti ugualmente a tenere la barra della direzione che volevamo e quindi l'euro e quindi l'allargamento e la unificazione dell'Europa per dirla meglio, quindi eh, la riforma della, del, della, della Commissione, la riforma del bilancio, tutte queste cose delle procedure le abbiamo fatte, ma sempre con la fatica quotidiana di una mediazione. Questo è perché non c'era più nessuno che portasse avanti questa bandiera. Allora, qui, io ho sempre pensato in questi anni, l'ho detto a tutti i miei collaboratori, l'Europa non può che andare avanti pena la sparizione, non c'è mica possibilità di fronte alla dimensione della Cina, degli Stati Uniti, dell'India, del Brasile, eh, c'è poco da fare, qui il gioco, eh, io ho sempre paragonato i miei insegnamenti scolastici all'Italia del Rinascimento, gli stati italiani erano avanti a tutti, avanti nella scienza, nella tecnologia, nell'economia, nel, nella finanza. Eh, noi non ci siamo uniti, siamo scomparsi dalla carta geografica. L'Europa è nella stessissima situazione. Italia, Francia, Germania sono in una situazione che o si mettono assieme oppure noi scompariamo dalla carta geografica. Però perché la dimensione, perché la capacità di azione e la quantità di scienze e di innovazione che buttano fuori gli Stati Uniti o la Cina sono tali che creano delle diversità nel mondo, non c'è mica niente da fare. Questa è la storia. Allora la interpretiamo o non la interpretiamo? E, eh, allora le obiezioni europee sono il costo. L'hai già, eh, già accennato tu il costo, ma dico ma sapete che il bilancio di questa Europa gigantesca è meno io, ho sempre speso intorno allo 0,90% del prodotto nazionale lordo europeo, cioè su 100 euro meno di un euro lo spende l'Europa centrale. E Un governo federale è intorno di solito al 27-28% del bilancio, quindi siamo, ho tentato di portarlo all'1,21% nella proiezione, aumentando soprattutto che cosa? ricerca, innovazione, scuola e quello che era il salto in avanti dell'Europa è stato proprio bocciato da chi non voleva questo progresso per motivi di politica interna, giustificabilissimi, intendiamoci. Però attenzione, il cammino con la storia lo si perde in questo modo. E un'altra obiezione era, ma è qui un'obiezione che viene fatta comunemente, anche in questi giorni, anche da autorevoli italiani, l'Europa si è allargata troppo. Guardate, io ho governato la Commissione a 15 e quella a 25. Non c'era alcuna differenza. L'ostilità c'era cioè in quella 15, guidata dalla Gran Bretagna, in quella 25 ancora l'aspetto intellettuale dell'alternativa europea e della Gran Bretagna con un disegno politico di diversità, legittimissimo. Ma non si venga a dire che il problema è l'allargamento. Pensate se non ci fosse stato il discorso dei 10 nuovi paesi nell'Europa, a parte il fatto. Per me è commovento. io sono tornato ieri sera da, un, da una zingaratina automobile che mi sono voluto fare dopo tanti anni che non la facevo, sono andato in Slovacchia, sono stato un po' sul Montitatra poi sono andato in Polonia, Cecoslovacchia, sono tornato ieri sera. Queste frontiere in cui stavate ore con i cararmati, con le cose, adesso non ci sono più, no? Questo senso della novità, questo senso della, del sì. respirare. Ma questo non conta nulla nella nostra vita, a parte lo slancio economico che hanno preso, la miseria che c'era prima e, 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 e la fredde di adesso. E la, la responsabilità dell'allargamento, perché l'Irlanda è un paese dell'allargamento ed è interessantissimo, perché è il paese che più ha goduto dell'unificazione europea. Più di tutti. E qui vediamo un altro, un, altro nodo politico. un altro nodo politico, ma secondo voi è legittimo via rispettare la volontà popolare, la regola è questa, in questo momento il trattato è bloccato, poi vediamo quali rimedi si possono trovare, la volontà democratica va assolutamente rispettata, ma secondo voi è logico che lo 0,9% della popolazione blocchi tutto questo processo? E lo blocchi in modo del tutto indolore, cioè in poche parole, a dire no, non ci rimettono nulla. Non ci rimettono, perché hanno già avuto, si sono sviluppati, non è che con questo il Paese perda di alcuni vantaggi. No? Semplicemente, ecco, questo indubbiamente dal punto di vista politico uno ha la sensazione immediata che questo va contro. La storia contro la realtà. Ecco questo è l'altro problema che io mi ponevo, mi ponevo in questi giorni. E' eh, è chiaro che eh, è anche interessante il fatto l'Irlanda tranquilla, soddisfatta, con uno sviluppo impressionante, con un dibattito interno in cui l'Europa ha centrato fino a un certo punto, come al solito, no? si è parlato di aborto si è parlato di tutta una serie di problemi vabbè, della pesca in cui un po' c'entrava l'Europa ma un po' non c'entrava il rincaro dei prezzi cioè problemi di grande peso di grande, ma in cui l'influenza europea era soltanto uno strumento per una battaglia politica di carattere nazionale d'altra parte e l'ha detto oh, Alessandro Uh, Sandro Gordi prima, è così in, tutte, in tutti i dibattiti politici, nelle ultime nostre elezioni di Europa non si è assolutamente parlato, è fatto impressionante questo, non solo, ma um, l'altra sera chi avesse visto il uh, TG1 prima del, del uh, referendum non si è affatto parlato del referendum. Se ne è parlato solo dopo in quanto c'era un no. Ma l'opinione pubblica italiana non sapeva assolutamente che ci fosse l'unico referendum perché gli altri paesi votano tutti con voto parlamentare, non era stata informata, non era stata informata del fatto che eh, c'era eh, un referendum in sempre Riflettiamo no, su questo. Eh, riflettiamo a proposito dei media. Eh, interessante che eh, come, come, come distorcono le cose in questi momenti. Eh, quando avevamo nella nostra coalizione dei problemi di politica estera di differenza, ma di un peso infinitamente inferiore, regole di ingaggio sull'Afghanistan. Problema che esiste per carità, ma di una definizione tecnica molto specifica, di una dimensione politica abbastanza limitata, mesi di polemiche, la maggioranza divisa, questo governo. Qui sul principale problema di politica estera, politica europea, la Lega va su direzioni completamente opposte e tutto sommato la cosa sembra naturale sono, sono, sono fatti sono fatti che sono impressionanti no? sono impressionanti questo vi dice, vi dice come la politica europea sia del tutto trascurata e sia uno strumento della politica interna ecco allora qui andiamo veramente a fondo del problema, cioè il problema è un problema politico, fino a che punto noi siamo disposti ad affrontare il grande aspetto della cessione di sovranità. Cioè, L'Europa sta cambiando il concetto dello Stato moderno, sta cambiando il concetto di confine, il discorso che vi dicevo, non ci sono più guardie di frontiera, neanche tra la Cecoslovacchia e l'Austria, con le frontiere più custodita del mondo no? non e qui sta cambiando e allora noi non dobbiamo stupirci in questo io voglio iniettare una dose di ottimismo Stupiamo... non dobbiamo stupirci se questo cammino sia un cammino lento io ritengo assolutamente fatale che si vada avanti per i motivi che vi dicevo prima mi sono sempre posto il problema come vi dicevo se dovevamo passare attraverso una crisi una grave crisi e ho sempre pensato che proprio perché l'uomo impara dalle crisi, proprio perché non c'è più l'insegnamento della tragedia dei 200 milioni di morti, 280 milioni di morti nel secolo, in un secolo di Europa, non c'è più questo tragico insegnamento, allora è chiaro che eh, è probabile che la saggezza derivi solo quando tocchiamo con mano che... Eh, perdiamo punti, perdiamo, per, perdiamo di influenza nel mondo, perdiamo di, 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 di realtà e, e quindi questo io credo che dovrebbe essere un primo insegnamento, cioè prendere dalla crisi che ci è data in questi giorni lo spunto per cambiare e per andare avanti. E i punti da toccare sono alcuni punti molto chiari. Primo, eh, entrambi, eh, sia Dastol che Godi, lo hanno ricordato, eh, non possiamo continuare ad andare avanti con l'unanimità. Non si governa neanche un condominio con l'unanimità. Quindi non si può, non si può governare, governare l'Europa. Anzi, la mia esperienza è che più uno è piccolo... Più a mettere il veto si sente un gigante, no? Perché l'idea che, che so io, che, che, che un paese minimo che, che Malta, Fereni con 300.000 abitanti, o Lussemburgo eh, 500 milioni di abitanti, è, da, è una roba grande. Uno torna a casa e dice: Mamma che leader che abbiamo, eh, eh, ha bloccato tutto, È no? Ercole, e questo è il discorso tragico dell'unanimità. No? E qui bisogna andare. Con maggioranze sui casi costituzionali molto elevate, i quattro quinti, voglio dire, molto forti, ma non si può procedere all'unanimità. Poi bisogna riflettere anche a, a, a altri, altri aspetti che sono, e qui riprendo quello che diceva Gozzi: se c'è questa situazione di diversa interpretazione dell'Europa, dell'Europa si tiene. Una piattaforma comune che è quella che possediamo adesso e chi vuole andare più avanti, va avanti come è successo con l'euro. Cioè, non è una novità. Nell'euro, eh, mica tutti i paesi sono membri dell'euro, eh, eh, in Polonia c'è ancora lo Zloty e così via. Eh, eh, è entrata adesso eh, la Slovenia entrerà probabilmente il gennaio prossimo la Slovacchia e a uno a uno entrerà chi vuole ecco. e eh, su tanti altri temi bisognerà in qualche modo in qualche modo lavorare in questa direzione già il trattato aveva alcune norme interessanti in materia cioè prima è stata citata l'immigrazione sull'immigrazione su questi fatti eh, toglieva l'unanimità quindi poteva cominciare a permettere la costruzione di una politica di immigrazione comune europea era, ripeto, un passo non rivoluzionario ma nella giusta direzione. Allora, voglio dire, eh, se non tutti i paesi vogliono questo, bisogna che però ci sia un gruppo di paesi che ha il coraggio di lasciare l'ancora e di andare verso una costruzione più stretta, più forte, soprattutto sul problema. Una politica estracomune. Io prima ho fatto il discorso del Medio Oriente, ma vi assicuro, insomma, è un mio pallino Mediterraneo e Medio Oriente, ma l'angoscia di sentirti dire da tutti i paesi, eh, ma insomma, ma perché voi non avete una posizione eh, comune sul problema della Palestina, sul problema del delle tensioni che ci sono in questo momento eh, in Libano su questi aspetti. No? E questo, questo è quello che chiedono all'Europa. È assolutamente un fatto essenziale perché siamo vicini, perché abbiamo, ripeto, questa grandissima esperienza di esportazione di pluralismo e di democrazia. Guardate, quando io sento il discorso, vi ricordate l'Iraq? abbiamo esportato la democrazia. La democrazia la si esporta solo mettendo gli altri in condizione di godere di determinati benefici, mettendo gli altri in situazione di parità, mettendo gli altri in situazione aperta, non in questo, non, non, nessuno esporta la democrazia con le armi. Certamente è chiaro che abbiamo del cammino da compiere, abbiamo. Del cammino da compiere perché non dobbiamo negare che c'è stato nel passato, e questo ha avvelenato la vita di tutta la mia commissione. C'è stato il problema della guerra in Iraq. Vi posso assicurare che è stato un fatto drammatico, anche nei rapporti personali. Anche nei rapporti personali. Cioè lì veramente. Quando si tratta di pace e di guerra, diventa un dramma se c'è la divisione. E lì per anni e anni e anni ci portiamo ancora dietro le tracce di questa uh, politica estera differenziata, di questi valori profondi diversi. Ed evidentemente che eh, raggiungere sui temi della politica estera e della difesa un sentire comune implica ancora una fatica nell'andare avanti. Ma è la direzione giusta ed è per questo che io sono d'accordo con quanto diceva Sandro Gordi prima, dobbiamo anche pensare a casi di cooperazione rafforzata in cui alcuni si mettano assieme, mettano assieme le istituzioni e facciano una politica extracomune. Ma vi ripeto, nella vita quotidiana è estremamente complessa. Francia e Germania hanno sperimentato di fare in un paese... Africano, se mi ricordo, un'ambasciata in comune, è successo un casino, che non ve lo dico, cioè proprio anche queste cose semplici, no? perché la, la proposta che le facevamo, ma abbiamo alcuni paesi piccoli, perché ogni paese europeo deve avere una sua ambasciata uh, o un suo ufficio rappresentato? Proviamo a sperimentare in questi, no? cerchiamo, qui proprio si toccano le radici, il cuore del passato. Diventa difficilissimo andare avanti in questa direzione, ma io credo che noi lo dobbiamo assolutamente fare. Allora lo strumento è quello politico. Bisogna creare elezioni europee in cui si voti a livello europeo e, non per, e con maggioranze europee e non strettamente nazionali. I referendum devono essere a livello europeo. Quando un paese ci sta, dopo deve essere a livello europeo, perché se no non si arriva mai al discorso dell'interesse comune. Dobbiamo fare cioè alcune scelte di questo tipo e naturalmente si volontario da questo, perché è vero che, quanto richiamava D'Astro abbiamo impostato anni fa una politica energetica europea, però nelle ultime miei colloqui con il uno dei col primo ministro polacco uno dei gemelli quando ancora era ministro Kaczynski che era veramente perché il passato pensa, sapete era angosciato del fatto che i tedeschi facessero un gascotto lungo il mare raggiungeva la Germania ma no? questo è qualcosa contro la Polonia la mia visione era ma scusate ma lo sì che per Collegare fra di loro tutti gli in internazionali d'Europa, e allora quello che arriva in Germania arriva anche a voi, quello che arriva in Polonia arriva ai tedeschi, quello che arriva in Italia dalla Libia può arrivare in Germania. Nemmeno su questo si è trovato l'accordo. Ecco, attenzione che il discorso dello spirito nazionale ancora è un discorso fortissimo. E allora fiducia dell'Europa, uh, Grande senso che il futuro è là, ma anche la coscienza che si toccano i nodi della storia, i grandi nodi della storia. No? Uh, io ho vissuto, ad esempio, vi dicevo, ero passato in Slovacchia, in Repubblica Ceca, ho vissuto, allora ero professore, insomma, cercare di realizzare quando Repubblica Ceca e Slovacchia si sono divisi. No? Io dicevo: ma perché lo fate? Perché lo fate? E la risposta, soprattutto da parte degli slovacchi, no? siete più poveri. Poi sono stati bravissimi: sono stato il paese che più si, meglio si è sviluppato di tutti i dieci nuovi entrati in Europa. Dico: siete più poveri, avete un'industria chimica inquinante di vecchio tipo. Industria bellica e industria tessile. Ma come fate a stare da soli? E questi mi hanno risposto perché la nostra storia è diversa e noi siamo diversi. Cioè il peso delle radici no? che è ancora terribile. E allora l'Europa ha insegnato a loro a stare assieme ed essere diversi. Questa è la grandezza dell'Europa. Questa è... Il, quello che stiamo insegnando al mondo è l'essere assieme mantenendo la propria diversità, che non c'è nessun bisogno che ci confondiamo. E termino proprio questo intervento, poi vediamo domande, risposte ed altre, con una cosa che io ripeto continuamente fino alla noia sulla definizione di Europa, no? che io ho imparato nel 2001, c'è scritto un libro al Parlamento romeno, dove quando cominciava il dibattito sull'Europa, sono andato a un dibattito, si è alzato un... Paramentela con un Barbone, no? Ha fatto un discorso meraviglioso. Si è autodefinito come membro della minoranza non ungherese del Parlamento romeno. Pensate alla diversità, alla complessità, no? E ha fatto questo meraviglioso discorso. Allora gli ho chiesto: Ma perché lei fa questo bellissimo discorso sull'Europa? E questo mi dice: Vede, mio nonno è stato ucciso perché era membro di una minoranza. Mio padre è stato esiliato perché era membro di una minoranza. Io voglio l'Europa perché l'Europa è un'unione di minoranze. Questa è la splendida definizione. E noi dobbiamo capire questo e nel mondo possiamo giocare questo ruolo solo se siamo una unione di minoranze. Quindi con rispetto di tutti, ma una unione, perché se non c'è unione non c'è nemmeno la difesa delle minoranze. Questo è il gioco che noi dobbiamo seguire ed è l'insegnamento che dobbiamo prendere dal referendum irlandese. Capire che entriamo in una crisi, sarà una crisi lunga, sarà una crisi difficile, ma è l'unico modo per imparare dalla storia, affrontare la crisi e andare avanti. Io mi permetto di fare una domanda che può sembrare un po' banale ma che tante volte si sente dire. Nel libro è scritto una, una cosa molto interessante, a me non mi è piaciuta, ma non per andare nel passato. Lei dice che la sera in cui durante la notte avremmo avuto l'euro, la mattina dopo ci sarebbe stato l'euro, è uscito con il presidente austriaco, se io ricordo bene, ed è andato a comprare dei fiori, siete andati a comprare dei fiori per le vostre mogli, e il piacere che ha avuto di comprare questi fiori pagando in euro. Ora, questa cosa è, mi permetto di dire a livello personale, veramente bella ed è una cosa bella per tutti noi. Dall'altra parte, invece, abbiamo noi anche in Italia, in tanti posti, tante persone che dicono: a ah, oggi stiamo peggio, stiamo male per colpa dell'euro. Ora, io dico: com'è possibile che. Da una parte da, abbiamo ottenuto questa cosa spettacolare, appunto, di essere tutti uguali, di scambiarci qualunque cosa, di poter comprare anche i fiori tutti insieme, senza distinzioni, e dall'altra questo pensiero così negativo. Lei ha già risposto tante volte, però credo che sia interessante ripeterlo ancora. Se non avessimo avuto l'euro, come saremmo stati? Ma mm, il problema de, dell'euro, in teoria dico in teoria perché poi la pratica dei governi, secondo me mh, hanno sbagliato nella politica di, della cosiddetta conversione no? nel cambiamento di per sé stesso è assolutamente neutrale rispetto ai prezzi si converte cioè, se uno non sorveglia del cambiamento è chiaro che la gente ci gioca dentro allora voglio dire alcuni paesi non hanno avuto alcuna inflazione altri hanno avuto un'inflazione forte come quella italiana. Ma la colpa non è dell'euro perché altrimenti tutti i paesi avrebbero avuto un'inflazione. Invece è stato soltanto intenso il fenomeno in due paesi, Italia e Grecia. Questa è la realtà. Altra cosa è l'inflazione che abbiamo oggi, che non c'entra con l'euro, che se avessimo avuto la vecchia liretta saltavano tutti i parametri del cambio, sarebbe una situazione disastrosa è questa inflazione che è indotta dall'aumento di petrolio, materie prime alimentari, che è un fatto di un'enorme preoccupazione perché sta arrivando a dei livelli estremamente forti e crescenti, ma qui l'euro proprio non c'entra assolutamente niente, anzi il valore alto in un certo senso... Uh, controlla l'inflazione interna, anche se rende più difficili le nostre esportazioni, e, eh, è una specie di paracadute, però, ripeto, è tutto un altro discorso. Quando si passa da una moneta all'altra, il problema è che occorre sorveglianza, ma non c'è nessuna, nessuna uh, necessità di, di, di perché. Scusate, ma vi faccio un esempio scolastico ma di una semplicità estrema forse qualcuno aveva avuto esperienza quando c'era la lira gli austrici venivano a fare la spesa a Bolzano Tutte e due sono entrati nell'euro adesso si va a fare la spesa a Innsbruck beh qualcosa che non va c'è stato, sono entrati tutti e due nell'euro allo stesso giorno, allo stesso modo io ero a Vienna appunto quel giorno lì però è cambiata la direzione di dove si va a fare la spesa c'è qualcosa che c'entra con l'euro? No, c'è qualcosa che c'entra con la politica sbagliata di un paese rispetto all'altro. Presidente, a proposito dell'Unione economica monetaria, se mi permette un'altra un provocazione, sia soprattutto in chiave, in chiave europea, però prima, io, prima parlavamo di incompletezza dell'Unione europea completezza democratica e istituzionale. Io credo che questa incompletezza sia anche nella unione economica e monetaria. Cioè eh, sono, mi sembra che ci siano due nodi che eh, dobbiamo sciogliere. Il primo, eh, Virgilio, non, non, perdonami se stasera non sono tenero con la Commissione, è il modo in cui la Commissione attuale applichi il patto di stabilità. Il patto di stabilità era stato reso più intelligente dalla Commissione Prodi. Oggi mi sembra invece che Ecofin e Commissione europea siano più occupate a sorvegliare, unicamente a sorvegliare e rischiano di perdere di vista l'interesse generale. Cioè mi sembra che eh, non si lavori abbastanza sulla costruzione della E. Abbiamo un'Unione monetaria, abbiamo una politica monetaria compiuta, non mi sembra che ci sia ancora una politica economica veramente europea soddisfacente e compiuta. Quindi c'è diciamo, una, una simmetria tra politica monetaria compiuta e politica economica. Poi, per quanto riguarda l'applicazione del patto di stabilità, mi chiedo se oggi si è applicato in maniera intelligente questo patto che è diventato più intelligente, cioè, mi, 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 mi spiego, è seguire le diete, facciamo un esempio, seguire le diete è difficile, cioè, eh, occorre, occorre eh, certamente dimagrire ma mantenere la propria energia fisica. Cioè, L'obiettivo di una dieta proposta dal patto di stabilità non è quella di morire magri, ma quello di dimagrire per vivere meglio. Ecco, mi sembra che eh, oggi l'applicazione la, la, un po' eh, tecnica, tecnocratica del patto di stabilità rischi di fare morire magri e non di far dimagrire per vivere meglio, perché ci sono appunto queste asimmetrie tra politica eh, monetaria e politica economica, e anche perché. I messaggi che ci vengono eh, da Bruxelles sono messaggi che parlano di stabilità monetaria, parlano di equilibrio di bilancio, parlano moltissimo di concorrenza, parlano meno di crescita, occupazione e potere d'acquisto. Allora la mia domanda è, non bisognerebbe parlare un po' più di crescita, occupazione e potere d'acquisto? Cioè la vera giustificazione economica dell'Europa è la stabilità o il benessere dei cittadini? No, è certamente il benessere e negli ultimi anni col cosiddetto Trattato di Lisbona si è parlato molto di sviluppo, ma lo sviluppo, il discorso della politica economica è identico a quello che ho fatto prima sulla politica estera e sulla politica militare. O si cede sovranità oppure la politica rimane in mano ai singoli paesi. Oggi la politica economica è in mano ai singoli paesi. La, a Bruxelles c'è in mano quasi, quasi esclusivamente la politica della libera circolazione delle merci e delle regole non c'è una politica attiva, una politica economica attiva, perché questa la potete fare soltanto se avete in mano un bilancio, se non avete in mano gli strumenti e i mezzi per farla non la potete fare e in questo momento non c'è. C'è una simmetria completa, c'è cioè una politica monetaria comune, almeno nei paesi dell'euro non c'è una politica economica comune. Questo, devo dire, è anche molto rischioso. È anche molto rischioso proprio perché eh, potrebbe verificarsi, non si è ancora verificato, ma una tensione politica, una crisi economica fortissima in un singolo paese e non ci sono gli strumenti per aiutarlo, per fare in modo che questo possa uscire dalla sua crisi e quindi questo è un elemento di grande, grande pericolo per il futuro però non ci sono strumenti eh, la cosiddetta strategia di Lisbona, per chi non è pratico eh, prevedeva è interessantissimo questo abbiamo fatto una roba grandiosa c'era anche Clinton come ospite, una cosa il grande rilancio, in dieci anni questo era il 2000, no? Entro il 2010 si diceva che l'Europa deve diventare l'area eh, scientificamente e dal punto di vista innovativo la più competitiva del mondo. Quando io guardo le cifre, abbiamo perso terreno nei confronti e degli Stati Uniti da un lato e della Cina. La Cina fa uscire ogni anno, guardate, mh, riflettiamo su queste cose quando parliamo di Europa la Cina fa uscire ogni anno quasi 500.000 tecnici, 500.000 ingegneri. È una cifra che, che non... E, e, guardate, queste sono una spinta per lo sviluppo che fa impressione. E noi ormai nelle materie scientifiche non abbiamo più studenti. Non abbiamo più studenti perché sono faticose. Se andate nelle biblioteche dell'MIT o di Harvard, andateci alle 11 di sera. Ci sono solo la gente con gli occhi a mandorla. Non perché sono affaticati, ma perché sono cinesi. Insomma. E, e questa è la realtà del mondo. Allora, voglio dire, noi vogliamo raccogliere questa sfida o non la vogliamo raccogliere? Questa è la domanda che faccio. E non può essere una sfida delle braccia. Del basso costo della manodopera, questi sono fatti ridicoli. Poi è solo la sfida dell'innovazione, solo la sfida dell'innovazione. No? Ed è un momento, secondo me, di grande interesse, perché da un paese come l'Italia, ad esempio. La emigrazione delle imprese a basso valore aggiunto, non dico che si sia compiuta, ma è già andata molto avanti. Noi adesso abbiamo la possibilità, sia in Italia che in Germania, di Fare veramente un salto in avanti, abbiamo la base industriale per poter andare avanti, eh, ma dobbiamo investirci, investire nella ricerca e nelle innovazioni la quantità di risorse che avevamo detto nel Trattato di Lisbona per il 2010. Invece, fra due anni noi verificheremo il non raggiungimento di quegli obiettivi. E lo Verificheremo perché non sono stati dati gli strumenti né economici né eh, eh, politici per poterlo fare. È e, e che è interessante. Insomma, facciamo un altro esempio perché le cose concrete fanno capire. No? Eh, io avevo proposto, noi abbiamo questo enorme fatto dell'unificazione eh, dell'Europa. Al centro-est è stata una cosa storicamente che ha colpito moltissimo no? e ha colpito anche in modo ferito, direi più che colpito, i paesi del Mediterraneo e del Sud. Cioè, tutte le volte che mi incontrano dicendo, ma voi avete guardato solo verso est e verso nord, e noi? E noi, no? Naturalmente è chiaro che si risponde in questi casi che la storia ha un suo richiamo. Che non si poteva ritardare questo allargamento. Quando sento dire da tanti nostri soloni ma si doveva ritardare, è stato fatto in fretta. Ma la storia passa, passa una volta sola. Ma vi immaginate oggi un'Europa con la Polonia, con le tensioni con la Russia, una Polonia non nell'Unione? Ma ve li immaginate, che situazione politica? Ma, ma non capire la storia. Allora io dicevo agli algerini, ai tunisini, agli egiziani guardate che eh, si deve fare così ma poi cominciamo la progettazione del Mediterraneo proponevo e ho proposto la banca del Mediterraneo e università comuni nord e sud con professori ugual numero di professori e di studenti del nord e del sud commissione approvata i ministri delle finanze boccia una volta boccia due volte boccia tre volte a questo punto quando sono tornato in Egitto, dico, beh, non c'è niente da fare. Insomma, no? la situazione è questa. Ma voglio dire, non è possibile che non possiamo spendere 0,001 del nostro bilancio per farci la pace al nostro esterno, per crearci la sicurezza, ma che non capiamo questo. Questo è il vero problema, insomma. Ed è, sono, sono queste cose che vi fanno capire che veramente siamo di fronte a una grande svolta della storia. La vogliamo cedere sovranità per raggiungere questi obiettivi e per dare a noi la sicurezza o non la vogliamo cedere? Il completamento dell'Unione Europea, come facciamo a non completarla con i Balcani? Ma, co ma spendiamo molto più con i soldati che non. Che non, che non Avendo come membri dell'Unione, tutti pensate, tutti i Balcani assieme, tutta l'ex Yugoslavia, ha il reddito meno dell'1% del, del reddito europeo. Mettiamo anche di dover dare il 5% ogni anno di questo, e lo 0,05% del reddito. Ma per avere la pace è un prezzo alto, secondo voi? Questo è il senso della. Della storia che manca però ai popoli il senso della storia lo danno solo le lezioni della storia. Questa è la mia preoccupazione per cui questo grande progetto così bello. Se non sia il senso della crisi, difficilmente, difficilmente arriva. Che speriamo anzi, che non sarà una guerra, ma probabilmente l'umiliazione, probabilmente è il vedere altri che cominciano a sovrastarti, no? Perché guardate che la storia ha delle sue regole, 250 anni fa, il, prodotto, il, il livello di vita del cinese era superiore a quello europeo, eh? ricordatevelo, tenetevelo bene in testa. Cioè non è, mica, non è mica eterna la superiorità europea. Eh? La storia ha delle cose. E allora io mi auguro che vedere questi... Nuovi giganti che, che, che vanno in fretta, dia alla nuova generazione, ai giovani, il senso della sfida, che allora se l'abbiamo la vinciamo. Ecco, ma se noi non abbiamo questo senso della, del rischio drammatico, eh, allora perdiamo. Noi perdiamo. Insomma. E di fronte a un miliardo e trecento milioni di persone eh, unite con la stessa lingua, con una, eh, una unificazione politica... Che va avanti ormai da parecchio tempo è diventa una sfera difficile. Vedrete i prossimi mesi cosa sono le Olimpiadi, no? come fatto di, di affermazione, come una specie di grande timbro che comincia una nuova epoca. La vogliamo lasciare cominciare senza l'Europa? Possiamo benissimo farlo, no? La decadenza dell'Impero romano è decaduto. Quindi non succede niente, no? Però io questo, oh, questo non lo vorrei e anche proprio perché abbiamo, ripeto, qualcosa di, di importante, il senso del rispetto, della civiltà, della minoranza, della convivenza. Cioè abbiamo raggiunto degli obiettivi che l'umanità non ha mai raggiunto, ma vogliamo perderli. Questa è la domanda che faccio insistentemente. Volevo riprendere un attimo il tema della Cina, intanto qualche volta quando cadono le civiltà riano i barbari, ma adesso non voglio fare nessun riferimento diciamo così, vicino. Eh, in campagna elettorale eh, è stata fatta un'equazione, diciamo. è stato detto che eh, poiché tu hai fatto entrare la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sei il padre della globalizzazione, e quindi essendo tu il padre della globalizzazione sei responsabile sostanzialmente di tutti i disastri economici di cui il mondo sta vivendo in questo momento. Da qui nasce la paura con diciamo così, eh, poche speranze. Diciamo. Cioè, si è parlato di paura ma si è parlato di poche speranze. Da qui nasce il populismo con tutti gli effetti negativi di cui dicevo prima. Eh, vorrei che tu eh, ampliassi un attimo le tue riflessioni sul tema della, della globalizzazione nel senso appunto di cui si è parlato in questi mesi. Eh. Eh, non soltanto per quanto riguarda il rapporto con la Cina, ma insomma per quanto riguarda il ruolo che l'Europa può, può giocare nei confronti della globalizzazione e tenendo anche conto che questa è la mia opinione: che noi non abbiamo globalizzato soltanto i mercati, ma abbiamo globalizzato anche i diritti. E forse in parte abbiamo esteso anche la democrazia. Perché se noi facciamo il calcolo di quante democrazie nuove sono nate in tutti questi anni, forse anche questo è l'effetto della globalizzazione. Però, ecco, probabilmente sei a conoscenza di questa affermazione che è stata fatta che hai aperto tu le porte alla globalizzazione facendo entrare la Cina tu solo nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ti rendi conto di cosa sei responsabile? Ma non lo sapevo. No, eh, beh, questa è la grande, è la grande scelta dell'umanità adesso. io Cerco di interpretare in modo positivo questi grandi movimenti. E nella storia ci sono. Uno deve scegliere. La cosa che non può fare è quella di non scegliere. Uh, io Non ho scelto la globalizzazione. Io ho scelto la convivenza, e cioè il creare le condizioni per cui i paesi possano armonicamente vivere no? e non ci siano tensioni violente e ci sia spazio per tutti. Ora, tra l'altro sono cresciuto in un ambiente in cui il nostro dramma da ragazzi, tanti di voi hanno avuto la stessa, credo, felice esperienza di preoccuparsi per il terzo mondo, dei miliardi di persone che soffrono la fame. E adesso che circa 3 miliardi non soffrono più la fame, diciamo che la globalizzazione è una schifezza. Stiamo attenti a questi fatti. Cioè in questo momento, negli ultimi 10 anni, ci sono alcuni miliardi di persone che si stanno svegliando dalla miseria. E io credo che creare una struttura dell'economia mondiale perché questo possa avvenire è estremamente positiva e importante. Poi andiamo agli aspetti pratici. Uh, la gran parte delle esportazioni cinesi è fatta da imprese occidentali che si sono stabilite là, non solo, ma la crisi dell'economia mondiale di oggi sarebbe una tragedia se non ci fossero l'India, la Cina e il Brasile. E altri paesi che si stanno sviluppando a un tasso di sviluppo molto più forte. Tant'è vero che la crescita mondiale, che qualche anno fa dipendeva per meno di un terzo dai paesi al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa, oggi per oltre i due terzi dipende dai paesi che sono fuori dagli Stati Uniti e dall'Europa. Quindi in questo momento sono loro che sostengono lo sviluppo dell'economia mondiale, sono diventate le locomotive del mondo. Certamente questo significa anche dei grandi spostamenti nella struttura produttiva e ci sono anche degli sconfitti quando ci sono questi cambiamenti, ma complessivamente l'Occidente sta godendo in questo momento di un sostegno allo sviluppo mondiale che è dato dai nuovi protagonisti dell'economia. Naturalmente è chiaro che il problema si pone politicamente. Io quando c'è stata la missione in, in uh, Libano, personalmente ho fatto ogni sforzo perché Cina e Russia mandassero dei loro soldati, con un ragionamento di una semplicità estrema. L'ONU chiama, il mondo deve essere il più unito possibile, insieme c'è un problema di guerra di pace, convochiamo anche questi paesi. E nessuno lo sa, ma ci sono 900 e tanti soldati cinesi in Libano. I russi non hanno voluto... A rischiare di avere problemi col mondo arabo, ma i cinesi hanno accettato. Allora, vedete, io faccio questo esempio per dire altra cosa, prima di concludere questa osservazione, mi sono divertito negli ultimi mesi della mia precedente professione a chiedere, a chiedere ai grandi leader mondiali, a Bush, a Putin, qual è la vostra politica nei confronti della Cina fra Fa dieci anni. Non c'è, non c'è perché di fronte a questi fenomeni che sono il grande fatto del mondo non c'è un orientamento, non c'è paura ma non c'è il senso di dire coinvolgiamoli, vediamo qual è il tipo di politica da fare no? è interessantissimo il tipo di risposta eh, analitica proprio a queste domande allora io dico ma Vogliamo davvero crescere in modo isolato di fronte a, a, a un continente che rappresenta mezzo mondo e che si sta svegliando? Vogliamo davvero uh, crescere in modo conflittuale? Allora, il, il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è uno strumento di pace o di guerra? È uno strumento che permette di affrontare questi problemi in modo positivo o no? Io dico che è uno strumento in modo positivo. Certamente vanno fatte a rispettare le regole, per cui contraffazioni, sfruttamento ai minori, tutti questi aspetti eh, vanno duramente fatti rispettare. Ma non è con la chiusura, non è con, con eh, il far finta che il mondo non cambi, che non esistano questi fatti, che si risolvono i problemi. Io ho avuto la fortuna da più di vent'anni ogni anno di parlare con i massimi dirigenti cinesi. Ed è interessantissimo perché con la lentezza, con... ma ogni anno c'è un cambiamento. Uh, negli ultimi anni si può par... abbiamo potuto parlare in modo aperto, diretto, dei problemi della sanità interni, della divisione del reddito, della cattiva distribuzione della ricchezza, del problema della fine dei medici scarsi, del non avere ancora un nuovo sistema sanitario. Cioè, voglio dire, ricordatevi che l'esportazione della democrazia è fatta di dialogo, è fatta di apertura, è fatto anche di rischi. questo allora se noi vogliamo avere una leadership mondiale, non è che la possiamo avere chiudendoci nei confronti con la Cina, o dico Cina, possiamo dire India, possiamo dire gli altri paesi. Non è, non è la ricetta possibile, non è una ricetta possibile di fronte a un movimento che coinvolge metà dell'umanità. È una cecità. Vogliamo decadere, chiudiamoci. Vogliamo invece rinnovarci? Accettiamo la sfida. Vogliamo che sia una sfida leale? Sì. E allora le regole del commercio internazionale, le regole contro eh, limitazioni, il salto dei brevetti, contro eh, modi non ecologici di produrre, tutto questo lo dobbiamo far rispettare duramente, ma non chiuderci. Presidente, se posso fare un'ultima domanda, eh, lei conclude il libro parlando dei cittadini pronti al futuro e quindi uno lo vede questa cosa come rivolta soprattutto ai giovani, ai figli dei nostri figli e via dicendo, cioè la prospettiva che uno può avere, come un giovane si può preparare verso l'Europa, essere veramente cittadino non solo dell'Italia ma dell'Europa, ma in questo contesto mi permetto di fare una nota di questo genere. Un problema che assilla moltissimo oggi, oltre a questo aspetto del futuro, è quello della cosiddetta, o viene discusso profondamente, la legalità, la sicurezza combinata con la solidarietà. Allora c'è questo problema che crea ansia nei cittadini da tante parti. Mi chiedo come può l'Europa e come pensa lei che possa aiutarci a superare questo, diciamo, questa difficoltà, questa ansia, trovando un modo Congiunto. Lei ha detto prima che dobbiamo unirci dobbiamo trovare un modo per trattare questi problemi tutti insieme. Qual è la strada che lei pensa di poter indicare per questo tragitto? Ah, in questo Il, il problema delle, ormai della cooperazione della polizia e della giustizia è un'evoluzione una assolutamente... La cooperazione nel mondo giudiziario e della giustizia è un'evoluzione assolutamente assolutamente inevitabile nel futuro ed è l'unico modo, di fronte alla libertà di circolazione di tutti i cittadini, avere una cooperazione a livello europeo e una politica di vicinato con i paesi che ci stanno attorno sono gli unici strumenti che possono garantire la sicurezza. Noi abbiamo proposto una politica molto semplice che si chiama... Il nome, il nome comune che ha preso negli anni della mia commissione era l'anello degli amici, oppure in termine tecnico la politica di vicinato. Qual era la proposta? La proposta era di una semplicità estrema che tutti i paesi intorno all'Europa, soprattutto quelli della Nord Africa, ma anche Ucraina e tutti i paesi attorno possano condividere con noi tutte le politiche tranne le istituzioni, cioè. Non essere membri del Parlamento europeo, non essere membri della Commissione, ma nello spazio di 30, 40, 50 anni poter collaborare con noi in tutti i settori, eh, istruzione, giustizia, in modo da creare attorno all'Europa quello che io appunto io chiamavo l'anello degli amici, cioè una sicurezza che ti venga dalla nostra unità e dalla cooperazione con, cui ti stai, con chi ci sta intorno. Non c'è altro strumento che questo, altrimenti se noi vogliamo la sicurezza nel creare i villaggi fortificati, la chiusura come succedeva in tante metropoli del Sud America o in alcuni momenti anche in grandi metropoli americane o in certe situazioni anche europee, anche italiane. Se noi crediamo che cingendo un muro attorno alla casa nostra o a un quartiere si trovi la sicurezza, noi assolutamente ci sbagliamo. La sicurezza noi la creiamo con la politica comune all'interno e con relazioni forti verso l'esterno. Questo costa, costa intelligenza politica, costa anche risorse, ma infinitamente meno di quello che costa la paura e la perdita di ricchezza che viene data dall'insicurezza. Questi sono gli insegnamenti che l'Europa ha portato e credo che questa sia anche la via perché noi possiamo trarre frutti positivi in futuro. Ripeto, ci vuole però coraggio di cambiare. Ci bisogna Guardare al futuro e non bisogna guardare al passato, altrimenti noi siamo prigionieri di noi stessi. Ripeto, la sfida con la Cina, la sfida con la Russia, la sfida col Brasile sono sfide che noi possiamo assolutamente vincere, però solo se le affrontiamo. Se noi cerchiamo di ignorarle abbiamo già perso in partenza. Grazie. Grazie. Bene, penso che dobbiamo tutti ringraziare il professor Prodi per essere venuto, ringraziamo l'onorevole Gozzi e il dottor Dastoli, ringrazio tutti voi per essere venuti e ci vediamo presto. Grazie di nuovo, buonanotte.